21.09, come promesso, iniziamo la nostra serata. Dicevo, il titolo della serata: difficoltà con l'orgasmo, cosa fare e perché. Allora, mi sono ritrovato molto spesso, innanzitutto anticipo il fatto che come sempre non dispenso consigli medici né di alcun genere, anche se poi comunque troviamo delle correlazioni a riguardo, ma tenete conto di questo aspetto qua. Molto spesso mi trovo a considerare questi aspetti sia dal mondo maschile sia dal mondo femminile, quindi questa difficoltà a raggiungere questo apice orgasmico e di conseguenza lasciare il piacere che fluisca nelle nostre membra. Che cosa intendo su questo? Innanzitutto, soprattutto per quanto riguarda anche l'orgasmo maschile, è bene suddividere che l'orgasmo non corrisponde sempre all'espulsione di sperma. Finalmente andiamo anche a vedere questo aspetto qui, che per la tradizione e anche lo studio tantrico è un fondamento, perché non andiamo sempre ad abbinare l'espressività del piacere con l'espulsione di sperma. E allo stesso identico modo, anche per l'aspetto femminile, anche se ha determinati altre difficoltà piuttosto che altre espressività fisiologiche, anche la donna, l'orgasmo femminile, non sempre ha l'espulsione, diciamo così, dell'orgasmo, quindi dell'eiaculazione femminile, che è molto più rara, anzi, già addirittura sulla serata riguardante lo squirting, ok? Siamo andati a vedere anche questo aspetto qua, quindi l'eiaculazione femminile riguardante la serata del punto G, che poi verrà approfondita, e lo anticipo già, nel workshop di domenica 5 luglio. Anche in questo caso l'orgasmo femminile ha diverse tipologie, sia che sia clitorideo, che sia interno, quindi riguardante il punto G, e poi quello che riguarda anche l'espressività orgasmica dell'estasi, ok? Quindi stiamo parlando non soltanto di un raggiungere il piacere in un determinato modo, ma andare veramente a vedere più in profondità quali sono le difficoltà in sé. Quindi, innanzitutto, andando a escludere, mi ripeto che non dispenso consigli medici, ma andiamo a escludere le cause che possono essere di origine medica, fisiologica o anche di assunzione di alcune sostanze. Quindi, togliendo queste caratteristiche che non competono al nostro ambito, possiamo addentrarci ad andare a vedere un po' di più quali possono essere alcune di queste cause. Cause, ma soprattutto cosa fare e perché, era anche il titolo della serata, quindi andremo a approfondire un po' di più come ci si può conoscere in maniera differente sotto questo aspetto. Allora, partiamo da un presupposto che l'erotismo riguardante quindi l'accensione dell'aspetto orgasmico, l'accensione anche della forma orgasmica, non soltanto del corpo, ma proprio vedere l'eros come una modalità di vita. L'eros lo possiamo trovare mentre mangiamo, lo possiamo trovare in uno sguardo, lo possiamo trovare mentre camminiamo, mentre osserviamo la natura, in diversi aspetti, in diversi ambiti. Quindi iniziare a vivere e a vedere le cose da un punto di vista leggermente diverso. E anche qui vediamo come inizia già anche a cambiare l'aspetto orgasmico. Quindi non è soltanto l'orgasmo definito fine a se stesso come, diciamo così, forma nel corpo, ma ha un spettro ben più ampio, ok? Quindi iniziamo da subito a osservare l'eros, dove andiamo a vivere in relazione con questa energia orgasmica presente in ciò che facciamo, in ciò che viviamo, in quello che siamo, ok? Quindi inizia innanzitutto ad amare la tua persona, inizia ad amare il tuo corpo, a sperimentare nel tuo corpo. Vivere il viaggio più che non semplicemente questa meta. Infatti spesso l'orgasmo viene definito, no, una meta e anche la conclusione in sé del rapporto sessuale. Anzi, soprattutto per quanto concerne la tradizione tantrica, l'orgasmo può veramente anche non esserci, in quanto c'è un'espressione talmente ampia
di questa espressività, quindi del raggiungimento di questo piacere espanso nel corpo, che l'orgasmo in sé, come siamo abituati a vederlo, non ha nemmeno un senso alla fine della faccenda, perché c'è talmente un aspetto estatico che veramente c'è un'espressione completamente diversa, cioè su un altro piano. Quindi anche iniziare a vivere completamente tutto quello che c'è, senza essere proiettati ad una fine, ad un raggiungere qualcosa, perché non è quello, è mettersi in relazione con quello che stiamo vivendo nella completezza, in tutto ciò che si vive, non soltanto nel raggiungere una meta, come andassimo in montagna e facciamo tutto il percorso soltanto per arrivare sopra, cioè tutto il percorso che ci permette di vivere in sintonia con quello che stiamo vivendo, ok? Quindi vivere passo passo, essere in completa connessione col momento che stiamo vivendo e non sconnessi dal nostro corpo, non sconnessi da quello che stiamo sperimentando in quel momento lì. Quindi, come primo passo, accettare e amare quello che si è, di conseguenza fare un lavoro su se stessi e iniziare a entrare su un'altra visione anche della sessualità, che non è il mero raggiungimento di questo apice di piacere, ma c'è anche un altro aspetto riguardante la connessione con la propria persona e con l'altra persona. Quindi prima di tutto anche la sperimentazione su se stessi, di come si muove l'energia sessuale all'interno del nostro corpo, sperimentare come e quello che sentiamo, ma soprattutto iniziando ad amare quello che siamo, perché a quel punto avvengono, ciao anche a Tania, avviene una connessione con se stessi completamente su un altro piano, quindi coinvolgimento dei sensi in maniera completa ed esaustiva. Quindi non è soltanto il corpo che manifesta questo, ma è la connessione con il momento che viene a crearsi. Ma soprattutto c'è anche un altro aspetto: che cosa vuole il piacere ora? Quindi dove ti sta guidando il tuo piacere, la tua espressività? In che modo ti sta portando anche il piacere stesso? Dove ti sta portando? Cosa vuole scoprire? Cosa sta desiderando dentro di te questa forza, okay, di natura sessuale? In che modo possiamo metterci in relazione sia con noi stessi che con l'altra persona? Quindi anche una sorta di dialogo che si deve creare con l'altra persona, perché non è soltanto il raggiungere l'orgasmo con se stessi, che anche lì a quel punto diventa a volte difficile in alcuni casi, ma soprattutto quando si è in una relazione, quindi trovare una sorta di dialogo, di espressività che sia completa fra le due parti, quindi che ci sia anche una ricerca di questo piacere, di questa condivisione ben più profonda. Okay. Studi hanno dimostrato che nelle donne è necessario che venga silenziato il centro di vigilanza del cervello, quindi la mente, che ancora una volta a questo punto, avendo eliminato tutte le cause fisiche, inizia ad essere presente nella persona e inizia a limitare anche l'espressività dell'orgasmo stesso. Questo centro di vigilanza che ci porta ad avere la paura di perdere il controllo, ok? Senza parlare dell'ansia da prestazione, ma in questo caso questo centro di vigilanza che ci porta davvero a non essere completamente connessi con noi stessi, ma avere e a cercare di essere sempre tutto sotto controllo, ok? Quindi la paura di perdere il controllo e non permettersi di affidarsi a quello che sta arrivando, quindi ad essere nell'affidamento più completo. Di fatto circa il 10% delle donne non ha mai raggiunto, anche in età adulta, l'orgasmo in vita, ok? Stiamo parlando di numeri scientificamente provati, mentre tra il 10 e il 42% delle donne ha problemi a raggiungere l'apice del piacere. Infatti in questo caso si parla di anorgasmia, che viene data dalla difficoltà di raggiungere l'orgasmo stesso ed è la disfunzione sessuale più comune nel mondo femminile, purtroppo, ok? Innanzitutto andiamo a vedere che spesso la donna porta un carico di alcuni stereotipi, di alcuni blocchi, di alcuni limiti addossati al mondo femminile. Infatti una donna che ama vivere la sua espressività, la sua sessualità, viene definita molto spesso una mignotta, purtroppo mi permetto di usare questo termine,
però finché c'è nel linguaggio comune o comunque sia nell'osservazione comune questi aspetti che ci portiamo appresso, proviamo solo a limitare, a osservare quanto la mente possa influenzare un aspetto di questo genere qua. Poi possono esserci anche altre cause di natura, diciamo così, di problematica repressa o comunque sia anche alcuni blocchi psicologici dovuti a violenze, ok, o a traumi, ma soprattutto andiamo a osservare come la mente vada a influenzare a questo punto con la raggiunta di questa espressione energetica che è anche l'orgasmo all'interno del nostro corpo. Ok, quindi senza parlare di quanti tipi di orgasmo si possono avere, andiamo proprio all'origine. Possiamo provare l'orgasmo perché ci diamo il permesso, lasciamo queste ancore e andiamo a osservare quello che è davvero questa espressività. Quindi quanti limiti ci poniamo in mezzo, quanti giudizi e pregiudizi ha la nostra persona, perché qui ritorniamo sempre ai nostri soliti discorsi riguardanti anche la meditazione piuttosto che altri aspetti di tutte le cose che ci hanno inculcato, quindi tutte le cose che abbiamo imparato. Finché non le mettiamo in discussione, queste rimangono sedimentate dentro di noi e ci poniamo in un limite, c'è poco da fare. Quindi queste cose ci limitano nella nostra espressività, perché oggettivamente non siamo liberi di vivere semplicemente quello che c'è nella naturalezza. E allora questa paura del giudizio, la paura di finire fra virgolette all'inferno, no? Soltanto perché ci piace vivere anche in maniera piena la nostra sessualità, ci portiamo addosso degli stereotipi che sono limitanti, voglio o no, ok? Quindi questa disfunzione che diventa veramente limitante per la persona, diventa limitante per l'energia che scorre nelle membra della persona, ma anche a un certo punto diventa difficile, quando si è in una relazione, vivere la propria vita sessuale a pieno, in quanto anche l'altra parte della coppia si sente, fra virgolette, incapace, o comunque sia, si instaurano una sorta di situazioni dove ci sono delle difficoltà che non sono soltanto riferite alla donna che non raggiunge il piacere, ma ci sono delle difficoltà ben più ampie. Quindi io, maschio, non sono in grado di donare piacere alla mia compagna o comunque sia alla controparte. Ok? Quindi innanzitutto proviamo a osservare come, e vi do una domanda qui al volo, come ti senti nel tuo corpo? Come ti senti nel tuo corpo, come ti percepisci come persona nel tuo corpo? Perché sappiamo bene che il nostro corpo è un mezzo per ottenere, per provare piacere, è un mezzo per essere piacere, per essere nella nostra espressività più ampia riguardante anche la sessualità. Quindi dandoci il permesso di vivere in completa connessione con noi, ci diamo il permesso di vivere anche in completa connessione con quello che è l'energia orgasmica, con quello che concerne anche il rapporto con l'altra persona. Perché a questo punto, quando accetti il tuo corpo, che non è soltanto il fatto di accettare, ok? Ma è il fatto di iniziare ad amare, è un altro step questo. Non accetto, no? Che accettare significa sempre tagliare. Accetta, no? Deriva da questo il termine, ma significa proprio amare, quindi nella completezza di quello che si è, nella completezza assoluta di come siamo, ok? E partendo da questo anche il permettersi di essere in quel momento pienezza di condivisione anche riguardante l'orgasmo stesso. Quindi e un'altra domanda che ci tengo a farti, cerca di risponderti già mentalmente e poi ne discutiamo successivamente. Come ti senti quando pronunci tu stesso, tu stessa, la parola orgasmo, no? Già nelle parole abbiamo un grosso limite, solo pensare che nei bambini usiamo dei nomignoli soltanto per non utilizzare delle parole scientifiche riguardanti anche il sesso, proprio la denominazione del sesso, quindi utilizziamo la parola farfallina, la parola patatina, pisellino, poi pippo, come lo chiamano, il pene. Però parte anche da lì l'educazione sessuale, semplicemente che viene chiamata in un certo modo, ok?
e quanto bisogno c'è di educazione sessuale. Infatti proprio oggi stavo preparando un podcast che uscirà a breve, riguardante proprio l'importanza dell'educazione sessuale a scuola, no? Io ho avuto la fortuna, quando ho deciso di frequentare il seminario, che ho lasciato la mia famiglia a 10 anni, e ci hanno fatto fare subito educazione sessuale, no? E le persone pensano, ah madonna, sei eri a scuola dai preti, chissà cosa ti hanno insegnato. No, c'era una psicologa sessuologa che veniva a farci educazione sessuale durante l'orario scolastico, e c'era questo libricino bellissimo che lo porto come una reliquia, che si intitolava Essere dono per l'altro, ok? Dove si parlava di sesso e di sessualità nella maniera più piena, quindi non era soltanto riferito a cosa dice la Chiesa ma era proprio liberati da questi limiti, inizia a osservare semplicemente la naturalezza anche del piacere sessuale stesso, inizia a osservare solo quello che c'è. E poi c'era una bellissima parte di confronto anche con la famiglia, quindi il lavoro non era soltanto su di me, ma era anche con la mia famiglia. E io oso solo immaginare, ho letto una domanda, no? Quali sono state le circostanze del tuo concepimento, proprio per rompere completamente le barriere riguardanti anche questo aspetto bellissimo che è la nascita di una vita e l'amore di due persone, ok? E questo lo si faceva in maniera molto professionale e profonda, diventare dono per l'altro, e questo era un dono enorme, che è la vita stessa, ok? Questo non mi dilungo, però giusto per capire quanto a volte ci allontaniamo, e il fatto che ci allontaniamo iniziamo a giudicare le parole stesse e anche i concetti, quindi raggiungere l'orgasmo, guai se mi vedono, guai, è tutto il proibito, no? Tutto il mondo è proibito, che ci allontana semplicemente da cosa? Dalla natura, perché la natura si muove attraverso queste ricompense che il corpo stesso e l'energia stessa, la natura stessa ci dà, per che cosa? Per procreare, per iniziare a osservare anche l'aspetto di procreazione, quindi di portare avanti anche la specie. Ma non soltanto questo, e qua mi riferisco anche agli studi di Freud, che il piacere è anche piacere fine a se stesso. Quindi il bambino che certo scopre, ok, determinati aspetti anche dell'ambito sessuale, ma il piacere può essere definito anche fine a se stesso. Allora noi poi crescendo ci allontaniamo da questo aspetto e iniziamo a giudicare anche il piacere. Iniziamo a giudicare il piacere, il raggiungere questa meta, no, così agoniata, che è l'orgasmo durante l'atto sessuale, e quasi quasi sottendiamo che l'atto sessuale stesso sia il raggiungimento dell'orgasmo. Non c'è cosa di più, non c'è il giusto e sbagliato, chiaramente, però diventa limitante, perché iniziamo a osservare che un atto sessuale è soltanto semplicemente raggiungere quella cosa lì. Invece no, c'è molto di più, c'è una connessione, ci può essere davvero una condivisione più profonda, più ampia di questa unione, e a questo punto possiamo anche raggiungere delle mete che non siano soltanto l'espulsione del seme in sé, che magari a volte è anche senza orgasmo, o l'orgasmo è separato dall'espulsione del seme, come abbiamo detto all'inizio, e a questo punto iniziamo a osservare anche una condivisione che può durare. Parlo anche delle esperienze tantriche, può durare ore e ore, e semplicemente che cosa avviene? Che non c'è la ricerca spasmodica dell'orgasmo, ma avviene una sublimazione, quindi l'energia non ha più bisogno di essere espulsa attraverso l'espulsione del seme, ma avviene una sublimazione, quindi attraverso la respirazione, attraverso altre pratiche, avviene, diciamo così, questa sublimazione verso i chakra superiori, verso l'energia, ok, che viene sublimata e di conseguenza viene espansa in tutto il corpo, e non soltanto in quel specifico punto, no, che noi solitamente focalizziamo la nostra energia lì, sulla parte del bacino, e poi viene espulsa attraverso lo spermo oppure nell'eiaculazione femminile. A questo punto, quando inizia a essere sublimata, viene trasportata in tutto il corpo, e l'orgasmo diventa in tutto il corpo, e qui stiamo parlando di un aspetto estatico, ok? Quindi che cosa senti tu quando senti la parola orgasmo? Orgasmo lo dice la parola stessa, è il raggiungimento di questa espressione massima, diciamo così, anche dell'energia della persona. E poi un'altra domanda che ti faccio:
Che cosa senti quando senti la parola masturbazione? Anche già in questo caso emergono forti blocchi mentali, perché ci portiamo dietro alcuni stereotipi di pseudo insegnamento riguardanti la masturbazione: se ti masturbi diventi cieco. Questa era la minchiata che a volte è stata detta molto spesso, no? Chi aveva questo tipo di insegnamento, oppure la chiesa stessa a quel punto lì dava come diciamo così brutto aspetto il fatto di masturbarsi, no? Invece ho avuto la fortuna, anche ripeto, parlando anche a questo punto di religione, ho avuto la fortuna in quel caso di vedere semplicemente la masturbazione solo per quello che è, come un aspetto di conoscere il corpo, un aspetto di osservare semplicemente che cosa si muove dentro, e non di giudizio nei confronti della persona che si masturba. E sono due cose completamente diverse. Che poi la masturbazione venga a essere come sostituto dell'espressione sessuale fra due persone, lì allora può essere un problema. Quindi subentrano altri fattori, altri aspetti. Quindi tutto ciò avviene al di là dei blocchi mentali. E quindi vediamo anche che le tecniche free ritornano anche in questo caso riguardante la nostra essenza più assoluta, primordiale, quindi quello che siamo, quello che viene chiamato anche anima, e dall'altra parte l'ego, quindi la mente che porta a sé questi blocchi mentali che ci limitano anche semplicemente nell'accettare la nostra persona. E a questo punto la nostra persona che viene accettata anche oltre il corpo stesso, ok? Quindi oltre il corpo stesso, ma nel corpo stesso, perché il corpo diventa un mezzo per sublimare questa energia e per essere semplicemente parte della natura. Quindi accettare anche e amare questa parte di noi più fisica, ok, per sublimare questa energia che è dentro di noi, e di conseguenza può portarci davvero alla massima espressione orgasmica, se non che estatica, ok? Quindi un orgasmo che dura anche per molto più tempo, che non è soltanto quella decina di secondi, ma può durare anche minuti e minuti. Nonché arrivare poi in un concetto di espressività riguardante il piacere espanso in tutto il corpo, dove nel rapporto, okay, non c'è più la connessione fra il corpo stesso, non c'è più la divisione fra i due corpi, ma inizia ad esserci una vera unione. Non esiste più il tempo, ma esiste semplicemente il momento. Quindi se quando inizia a essere un tutt'uno con il momento che stai vivendo, con le sensazioni che stai vivendo, sparisce anche davvero, scompare il tempo stesso. Quindi avviene questa continua condivisione massima e assoluta, dove si protrae per ore e ore e si sta in questa energia, in questa onda energetica che va e viene all'interno del nostro corpo, e la si sente che si sposta, e viene proprio chiamata onda. Ok? Quindi a questo punto ritornare ai sensi. I sensi sono nel corpo stesso e in tutto ciò che si sta vivendo in questo momento. Se avviene una scissione da questi aspetti, non c'è più il coinvolgimento, quindi siamo separati, e quindi i nostri sensi sono scissi dal nostro corpo, sono scissi da quello che stiamo vivendo, e di conseguenza sarà ancora più difficile arrivare a questo raggiungimento, a questa espressività che riguarda anche l'orgasmo, ok? Oltretutto, se c'è ansia, se c'è tensione, se c'è stress, ancora peggio, ok? Perché avvengono proprio delle situazioni fisiologiche nelle quali ci allontanano ancora di più dal nostro obiettivo, che non riguarda l'obiettivo soltanto di raggiungere l'orgasmo, perché non può essere quello l'obiettivo, come abbiamo già visto, ma ritornare semplicemente nei sensi, quindi sentire il corpo nella sua completezza, semplicemente perché siamo, ok? Perché se ci poniamo come obiettivo l'orgasmo, stiamo ancora rielaborando mentalmente una cosa che non avviene mentalmente, ma avviene fisicamente. Avviene mentalmente soltanto l'eccitazione, ok? E da questo aspetto chiedersi, ok, dove mi sta conducendo il piacere? Cosa voglio sperimentare nella mia esistenza? Cosa voglio vivere nella mia esistenza? E come mi si accende la mia energia sessuale dentro? No, a quel punto lì c'è di mezzo anche la mente. Ma quando iniziano ad esserci i sensi, ok, avviene soltanto che cosa? L'espressività dei sensi nella sua sublimazione massima, che poi diventa l'orgasmo in sé, ok?
Quindi abbiamo già visto che può esserci soprattutto nel maschio, perché l'eiaculazione femminile è già meno conosciuta, ma come abbiamo già visto anche per questo aspetto riguardante la distanza che si crea all'interno di noi stessi quando ci sono dei blocchi mentali, quindi anche l'eiaculazione femminile stessa diventa un blocco mentale, perché diventa un blocco mentale nel momento in cui la consideriamo come un'espulsione di pipì, come quando la consideriamo abbiamo paura di bagnare il partner, abbiamo paura, ok? Sono tutte paure che giocano degli aspetti che ci allontanano da quello che siamo, nella naturalezza del nostro aspetto più vivido, ok? Quindi l'orgasmo senza eiaculazione, anche nel maschio, ha un altro aspetto, un aspetto più profondo, più espanso, che diventa un orgasmo espanso a tutto il corpo e non soltanto focalizzato in quel punto specifico che è la nostra zona pubica, ok? Quindi imparare delle tecniche anche di sublimazione piuttosto che di espressione del corpo stesso e di espansione dell'energia, che non è l'energia soltanto focalizzata su quello, diventa un aspetto davvero totalitario, ok? E qui stiamo addentrando su altri aspetti proprio che fanno parte della tradizione del Tantra. Infatti questo ultimo pensiero appena espresso ci porta a vedere che questo coinvolgimento avviene passo passo, ok? È come io iniziassi a correre all'impazzata sotto il monte da 2500 metri di scalata, inizio a correre perché voglio arrivare sopra. Dove vai a finire? Sbatti dopo 3 minuti perché sei sfinito, perché magari devi fare una salita così, ok? Quindi non è il rincorrere necessariamente quella meta lì, ma è godere di ogni istante specifico. Okay. Quindi, come riguarda anche la meditazione, l'essere consapevoli di quello che ci accade, essere presenti nel nostro corpo in ogni istante. Perché come possiamo pensare che si espanda l'energia dentro di noi se semplicemente siamo focalizzati a un aspetto minimo dell'energia? Okay? E magari nello stesso tempo giudichiamo se ci permettiamo di sentire piacere e di godere. Okay? Quindi, tenendo presente questo aspetto, andiamo a vedere anche le principali cause della non orgasmia, che approssimativamente sono il 95%, sono psicologiche, come ho detto all'inizio, scartando completamente le cause di natura medica, quindi magari infiammazioni piuttosto che altri aspetti dell'innervazione, quindi ci sono cause di natura medica o fisiologico, anche l'assunzione di sostanze, che poi ve ne potrò elencare anche alcune, ci allontaniamo, diciamo così, da quello che è l'aspetto prettamente fisico, ma andiamo a vedere che molto spesso le cause, fino al 95%, sono di natura psicologica, quindi un'educazione molto restrittiva, brutte esperienze sessuali, quindi qui andiamo nell'ambito traumatico, la cultura con la quale siamo cresciuti, che quello è sbagliato. Pensiamo che ad esempio gli aborigeni dispensano il loro seme non sprecandolo giù per il water, ok, ma lo dispensano nella natura perché credono nella loro cultura che quello fertilizza la terra, ok, diventa un fertilizzante. Quindi vediamo come anche la cultura diventa restrittiva. Diventa restrittiva, come può essere l'aspetto che io faccio sempre riferimento riguardante la poligamia, oppure altri aspetti riguardanti che ho sperimentato anche io stesso in Africa, dove la cultura gioca un ruolo fondamentale, ok? La cultura è sempre fondamentale, perché quello che noi consideriamo per vero è quello che dai nostri genitori, quindi fonti autorevoli, ci è stato detto, i nostri insegnanti ci hanno detto che è giusto così, invece chi l'ha detto? L'hanno detto loro. Perché magari a loro l'ha detto qualcun altro, però andando a osservare che cosa è vero per noi, andiamo veramente a sentire, a percepire come vibra la nostra anima e a distinguerci anche e essere in connessione piena e assoluta con quello che sentiamo noi. Quindi, che cosa desidero davvero per me? Questa è una domanda che deve essere assolutamente presa in considerazione. È una domanda che faccio spesso anche nel profilo Instagram che gestisco riguardante la sessualità e il Tantra, perché a volte non siamo abituati a chiederci che cosa voglio io davvero, che cosa mi piacerebbe sperimentare in questa esistenza, perché siamo limitati a dire ok, è una casella,
bisognerebbe desiderare quello, allora desidero quello. Invece non funziona così. Il desiderio si accende in base alle tue esigenze personali, a quello che veramente tu vuoi, senza essere focalizzati e blindati, senza osservare le cose al di là di quello che ti è stato inculcato, no? Uso questo termine per dire che ti è stato inserito e tu l'hai detto per vero perché c'era una fonte autorevole che te l'ha messo dentro, quindi te l'ha seminato. Un'altra causa è sicuramente, e mi ripeto, anche la paura di perdere il controllo, dove una stimolazione sbagliata, lo stress, sono tutti fattori che possono influenzare e aggravare il problema. Okay? E la paura di perdere il controllo è una grossa, brutta bestia, ok? Perché perdi il controllo e che cosa accade? Qual è la domanda, no? Qual è la cosa peggiore che può accadere se perdi il controllo? Io dico sempre, ma che vada, se perdi il controllo trovi te stesso o te stessa, ok? Da un certo punto di vista. Perché almeno in questo ambito, ovviamente, no? Perdere il controllo in questo ambito significa essere connessi pienamente con quelli che sono i nostri sensi. Okay, non stiamo parlando di perdere il controllo in piazza e delirio, ma semplicemente perdo il controllo e inizio a connettere, ad affidarmi a quello che mi arriva dalla vita, dall'esistenza. E lì avviene veramente una cosa meravigliosa che può essere la scoperta di se stessi. Okay? Mentre se io tento ancora una volta di gestire queste emozioni con la mente, sono fregato. Perché quando c'è la mente tutto frena, l'energia non fluisce e tutto si irrigidisce. Quindi a questo punto osserviamo che non soltanto anche la natura psicologica di queste cause, ma è anche a volte la rigidità e la tensione psicosomatica che abbiamo installato dentro di noi. Ok? Quindi anche questa... Scusate che sento, ok. Anche questo aspetto riguardante la tensione psicosomatica che si è installata dentro di noi, quindi le nostre membra che diventano rigide e tutta la nostra energia è focalizzata lì, quindi abituiamo il nostro corpo a focalizzare l'energia sessuale in quel punto, a un certo punto che cosa avverrà? Avverrà che tutto è focalizzato lì, punto e stop, quindi diventerà un blocco quello. Non sarà più l'espressione massima di quello che sentiamo, ma sarà soltanto focalizzato in quel punto. Allora, a quel punto inizia a essere rigido, inizia a essere congesto in quel punto lì e non fluisce l'energia, ma si blocca lì in quel punto. Allora magari per un motivo o per quell'altro, riguardante sia anche l'aspetto dell'ansia da prestazione, soprattutto anche nel maschio, ma anche nella donna, ci sono tantissimi, tantissimi casi a riguardo, diventa in espressione, diventa poi la normalità non provare l'orgasmo, diventa la normalità non raggiungere questa fonte di piacere, perché ci siamo scissi e allontanati da quello che sentiamo, ok? Quindi a questo punto anche lo stress, che non ci permette di essere prettamente connessi a noi stessi, ci allontana ancora di più da questo aspetto che è semplicemente la natura stessa e quello che sentiamo. Allora, finché non ci convinciamo, siamo convinti che dobbiamo necessariamente fare qualcosa, ma solo quel qualcosa è quello di eliminare i pregiudizi, i preconcetti che sono qua dentro e affidarci a sentire, a percepire quello che stiamo vivendo nel momento, altrimenti non riusciremo mai a essere pienamente connessi con l'altro. E per dare piacere, ricordate sempre, devo dare piacere a me stesso, ok? Perché anche questo è un altro aspetto che è fuorviante, che io devo dare piacere all'altro, ma per dare piacere all'altro devo ricevere piacere io stesso e diventa a quel punto una catena. Quindi quando io seguo il piacere mio, sarò nell'espressività dell'energia orgasmica a questo punto e anche l'altra persona sarà convogliata. Questo non avviene soltanto a livello energetico, ma anche a livello fisico, perché a quel punto le pulsioni del pene e anche della vagina, in questo caso parliamo di un rapporto sessuale etero, okay? le pulsazioni si chiamano l'una all'altra, okay? E a questo punto avverrà un'altra espressività riguardante la fusione dei corpi, a questo punto l'espressione massima dell'orgasmo simultaneo. Dopodiché, intanto ci sono domande fino a qui, sto parlando in modo abbastanza chiaro o confusionario questa sera? Chiarissimo.
Chiaro? Ok, grazie mille. Ciao, ciao Marta. Allora, lo ricordo a tutti, anche a Marta che si è collegata adesso, questo video sarà poi registrato e messo anche sul mio sito e poi riferito anche riversato anche su YouTube. Ok, quindi il fatto che la maggior parte delle volte la difficoltà abbia un'origine psicologica implica che abbiamo e facciamo, che pensiamo un ruolo fondamentale di provare piacere. Quindi diventa un pensiero il fatto di provare piacere. Voglio raggiungere quella roba lì. Al posto di dire voglio sentire cosa vuole il mio corpo adesso. Voglio raggiungere, quindi sono nella mente, sono nella testa. Invece tutto questo, anche il piacere stesso, avviene nel corpo. Ok? Nelle sensazioni, nella percezione del corpo. Quindi anche in questo caso ci possono venire d'aiuto alcune pratiche anche di natura meditativa riguardante la gestione emozionale di quel momento per entrare ancora di più nel corpo, che poi a un certo punto la meraviglia è che il corpo stesso svanisce, rimane soltanto lo stato di coscienza, lo stato di presenza, e lì siamo nell'ambito estatico, ok? Quindi di questa espressività energetica che avviene in tutto il corpo, ma quasi come se fosse il corpo non ci fosse, perché il corpo diventa soltanto un mezzo per portare questa espressione, espressività. E qui avviene anche la fusione fra le due parti. La fusione perché quando scompare il mio corpo, scompare simultaneamente anche il tuo corpo e c'è una fusione su un altro livello completamente. E questo è il momento in cui svanisce, ripeto, il tempo e stiamo sperimentando un aspetto estatico che è completamente di elevazione, di espressione, dove davvero c'è un fluire di energia, una natura orgasmica molto molto espansa, ok? Però non mi dilungo a riguardo perché stiamo entrando in aspetti troppo fuorvianti per l'ordine della serata, ok? Eccoci, ciao anche a Cesarina. Di conseguenza è possibile migliorare questa condizione anche cambiando il nostro modo di percepire e di comportarci con il partner durante l'atto sessuale. Per questo, dicevo prima, vediamo un po' anche quanti maschietti ci sono, perché se questa è una difficoltà molto spesso femminile, anche la controparte ha le buone ragioni, nel senso che al posto di giudicare o l'altra persona o semplicemente di non cercare il dialogo o di raggiungere con grande egoismo soltanto l'orgasmo personale, magari iniziare una sorta di dialogo chiaramente focalizzato su che cosa desideri tu, qual è il tuo desiderio massimo, dove ti sta portando il tuo piacere, cosa vuoi sperimentare, oppure fare anche un percorso di coppia nel quale andiamo entrambi a sentire, a percepire, a fare delle esperienze per ritornare al corpo e sganciarci da questi pregiudizi, o perché devo fare, anche il devo, no? Devo necessariamente dare piacere, no? Segui il tuo piacere e il piacere dell'altra persona avviene in automatico. Quindi anche fare un percorso di coppia riguardante questo aspetto diventa veramente meraviglioso, perché poi quando c'è questa condivisione diventa davvero più espressiva e massima, senza però contare che la prima scoperta avviene da soli. Quindi per questo vi ho chiesto che cosa sentite quando parlo di masturbazione, ok? Che cosa percepisci dentro quando parlo di quando nomino questo termine, o tu stesso o tu stessa nomini questo termine, ok? Ci sono delle domandine? Vediamo un po', vai Alice. Adesso che hai detto che la puntata viene registrata su YouTube, nessuno domanderà più niente. Dici, vabbè, ma non... Allora, no, attenzione, su YouTube per rispetto e assoluta privacy c'è solo il mio faccione, voi non ci siete. Ok? Ok. Quindi su questo aspetto non ci piove, non abbiate paura, è sempre massima privacy. Al massimo sentiranno la vostra voce, ma insomma non...
dubito che, che venga così riconosciuta solo per due parole. Se no mi scrivete qua a fianco, leggo tutte le domande, me le scrivete e io rispondo senza nominare nomi e cognomi. Quindi sentitevi assolutamente liberi anche a riguardo. Piuttosto che non vi venga troppo sonno, che così che è registrata. No, dai, sto scherzando, era per stemperare anche un po' questo aspetto. Quindi, se abbiamo visto che molte cause sono di natura psicologica, bisognerebbe anche andare a vedere quali traumi sessuali sono stati subiti, che sono pregressi dall'abuso all'aborto, piuttosto che la non accettazione di sé, eccetera, eccetera. Quindi anche lì ha una natura psicologica. L'educazione familiare religiosa rigida e sessuofobica, convinzioni che rendono faticoso e anche difficile questo rapporto con il proprio corpo e con la nostra sessualità, ok? Anche qui bisogna ricercare le cause anche su questi aspetti. Un'informazione sessuale inadeguata, quindi aspettative erronee, negative riguardante il rapporto sessuale. Quali aspettative abbiamo in un rapporto sessuale, no? Quasi fosse una performance, e questo soprattutto è un aspetto maschile, no? Vado a letto con una donna, devo dimostrare tutto il meglio di me, così poi, soprattutto avviene quando una donna a noi maschietti ci piace tanto perché dobbiamo impressionare, no? E a quel punto avviene anche l'ansia della prestazione, perché devo dimostrare qualcosa, devo essere in un certo modo, invece non sei semplicemente nel corpo, nella tua naturalezza. Che magari quella sera sei in una fase dove il tuo corpo ti sta chiedendo coccole, ok, semplicemente coccole, e tu non lo rispetti, diventa una violenza, questa violenza si installa dentro di te e questa diventa ansia della prestazione che si protrae, ok? Quindi andiamo a vedere anche questi aspetti. Un'informazione sessuale inadeguata, anche su questo aspetto abbiamo visto che spesso si giocano dei ruoli anche riguardante la cultura che noi abbiamo sull'aspetto sessuale, sull'ambito sessuale. Quanti pregiudizi abbiamo nel nostro immaginario collettivo, nella nostra cultura riguardante il sesso. Io dico sempre, il sesso spaventa perché è un'energia molto molto forte. È meglio tenere le persone soggiogate, perché quando si muove quell'energia lì è energia creativa, allo stato puro. Siamo e viviamo l'esperienza più divina che abbiamo in questa vita. Generiamo vita, ok, attraverso il rapporto sessuale, e siamo nati, siamo esseri sessuali grazie a questo rapporto sessuale. Quindi provate a immaginare quanto potente è questa energia se viene sublimata, si viene indirizzata e canalizzata come energia creativa nella nostra esistenza. Per forza spaventa. Per forza cercano, perché io mi dissocio da questo, cercano di castrare le persone, ok? Castrano le persone non soltanto mentalmente, ma adesso ci stanno tentando anche a livello fisico. Qui non mi dilungo su quello che riguarda le onde elettromagnetiche, non dico nulla a riguardo, non dico nulla a riguardo di certe sostanze che ci vengono proposte in alcuni cibi, non dico nulla riguardante alcune campagne di vaccinazione, ma questo ormai avete letto su tutti i giornali che cosa sta accadendo in certe parti dell'India, che hanno sterilizzato inconsapevolmente certe centinaia, migliaia di donne. Questo ho avuto anche un'esperienza diretta riguardante, sapete che ho dei progetti in Africa, in Tanzania, dove ci sono queste campagne di vaccinazione supportate da società private, e lì avviene la castrazione, ok? Bene, qui non mi dilungo, sennò mi girano le scatole di parlare di questi aspetti che sono davvero per me inapprovabili, ok? Bene, mi emoziono anche soltanto a pensare a queste cose, perché veramente le reputo antiumane, anti tutto, davvero. Va bene. Torniamo a noi, però capite quanta difficoltà c'è anche nell'accettare un'energia così potente nell'essere umano. E questo è il fatto poi di trovare tutti i modi, i metodi per annientarla. A questo punto anche la paura di perdere il controllo, ok? E quindi l'abuso di autocontrollo nella nostra vita. Abbiamo già visto all'inizio che le donne hanno bisogno di silenziare
il centro di vigilanza del cervello per raggiungere l'orgasmo. A questo punto, quando tentiamo di controllare ogni cosa viene controllata, ma l'orgasmo è un'espressione dove non c'è il controllo. Infatti, in quel momento lì anche la mente viene meno, nel momento dell'orgasmo non abbiamo assolutamente pensieri, c'è un'interruzione del flusso. Questo è quello che avviene anche durante alcune pratiche meditative, di conseguenza estatiche, ok? C'è l'interruzione del flusso di pensieri, a quel punto lì c'è l'energia stessa che fa, si evolve e agisce in maniera autonoma. Quindi il nostro compito è solo quello di seguire quello che sentiamo nel corpo, quello che sentiamo nel momento specifico, essendo un tutt'uno con il momento e con la persona con la quale stiamo in quel momento lì. Un altro aspetto che viene a essere da limite per quanto riguarda l'orgasmo è proprio la scarsa conoscenza della propria sessualità e del proprio corpo. Qui ritorno anche alla storia che già vi ho raccontato, che molte persone non accettano anche di toccare il proprio corpo, si lavano, ok, con la spugnetta senza toccare la propria vagina. Tanta difficoltà abbiamo per entrare in connessione con il nostro corpo, no? È come nascondessimo le chiavi di casa sotto il tappeto e diciamo: oh, Madonna, ci siamo chiusi fuori. Invece no, devi alzare il tappeto, osservare anche il granello di polvere che c'è nel tuo corpo. Prova a osservare ogni parte di te. Prova a osservare e a scoprire ogni parte di te. Non devi avere, cioè, se iniziamo a avere dei segreti nel nostro corpo, siamo fregati. I segreti possiamo scoprirne più possibile nel nostro corpo, cerchiamo di tirarli via, cerchiamo di essere connessi con il nostro corpo il più possibile, eliminiamo questo aspetto di pregiudizio nei nostri confronti, no? Ne parlavo soprattutto quanto concerne il punto P nei maschi, no? Quindi già questo aspetto, il scoprire questo punto all'interno dell'ano, mio Dio, ci sono dei blocchi psicologici pazzeschi. Ok, se faccio questo sono omosessuale, se ricerco questa cosa qua chissà cosa accade, o non lo devo dire a nessuno, o via dicendo così. Ok, quindi quanti blocchi psicologici ci sono in mezzo? Idem avviene per le donne. Ok, quindi mi tocco la vagina, mi masturbo in un certo modo, mio Dio, che cosa succederà? Che scopri il tuo corpo, scopri le reazioni, e quindi di conseguenza anche quando sarai in un rapporto riuscirai a raggiungere di più la connessione col tuo corpo, perché semplicemente ti conosci, ti guardi allo specchio. Quante volte, quanto tempo passiamo magari davanti allo specchio a vedere se abbiamo il brufoletto nel viso, ok? Però non ci curiamo di sentire o di conoscere quegli aspetti che sono semplicemente naturali, che fanno parte della nostra sfera sessuale anche, ok? E questo deve avvenire anche, avere la curiosità di scoprire il corpo dell'altro. Per questo anche mi chiedevo, no? E abbiamo fatto la battuta all'inizio, vediamo quanti maschi ci saranno collegati con noi stasera. Perché avere la facoltà di conoscere questi aspetti, ok? Per poi comunque essere presenti e accompagnare anche l'altra persona, piuttosto che scoprire qualcosa in più con l'altra persona, non è un aspetto da tutti, ok? Però è parte della nostra integrazione anche scoprire cose che fanno parte dell'altro sesso. Scoprire, ad esempio, sto vedendo che ci sono poche iscrizioni maschili al seminario al workshop di domenica riguardante il punto G, no? Questa domenica 5. Io quando ho letto la prima volta punto G, ma non perché sono io, perché sono alla ricerca, no? Perché mi piace scoprire. Quanto mi piacerebbe donare ancora di più piacere alla persona con la quale sto in quel momento. Quanto mi piacerebbe scoprire ancora più in profondità un aspetto dell'altra persona, che può essere maschio o femmina in questo caso, no? Però a volte ci troviamo in questa difficoltà, di questo retaggio culturale, anche dove quando sono a posto io è a posto tutto il mondo. Invece no, se stiamo condividendo questo momento, condividiamolo fino in fondo, condividiamo l'espressività massima di essere connessi in profondità e non soltanto ricercare e vedere l'ambito sessuale solo esclusivamente come un raggiungere un qualcosa, un raggiungere l'orgasmo e poi ciao, arrivederci.
No, è un aspetto ben più profondo, entrare in connessione, uso spesso questo termine, no? Entrare in connessione per essere un tutt'uno in quel momento, per essere connessi con il momento, ok? Quindi anche la scarsa conoscenza della propria sessualità, del proprio corpo, quindi scoprire il proprio corpo, iniziare a osservare come reagisce quando lo stimoliamo in un certo modo, come reagisce quando respiriamo in un certo modo, quindi scoprirlo. Poi c'è anche un altro aspetto, il partner inadeguato, perché se io maschio, io donna, con quella persona non riesco a raggiungere alcuna sorta di orgasmo, ok, e magari in altre situazioni non ho alcun problema, inizio anche a vedere se ci sono delle situazioni che indicano che l'altra persona è inadeguata per me in quel momento. Perché la scarsa intimità, la conflittualità, la rigidità durante i rapporti, la non ricerca di una connessione è normale. Quell'atto lì non è un atto meccanico, ok? Non è un atto meccanico, è un atto di profonda condivisione. Altrimenti è come avvenisse un'esperienza senza esserne connessi, ok? Quindi cercare la connessione invece ci porta su un altro grado, su un altro gradino. Cerca la connessione e a quel punto lì, se la persona con la quale stai non è in piena apertura nei tuoi confronti, iniziamo a farci qualche domanda. Quindi anche fare un cammino di coppia assieme riguardante la scoperta della sessualità diventa scoperta massima e assoluta del corpo sia tuo che dell'altra persona. Quindi altre difficoltà, ad esempio, è la difficoltà verso le novità. La difficoltà delle donne spesso riguarda nuovi partner, l'incapacità di lasciarsi andare con nuovi partner, mentre magari per il maschietto diventa più facile. Dipende perché l'orgasmo femminile avviene su un altro livello, su un livello proprio di lasciare andare completamente questo senso di controllo della situazione. Mentre il maschio deve dimostrare qualcosa, allora o dimostra in maniera piena, allora a quel punto lì va benissimo, oppure se davvero sente di dover dimostrare c'è l'ansia da prestazione. Oppure ho l'ansia di prestazione perché ho paura del giudizio, ci sono tante cause anche a riguardo. Quindi l'ansia di prestazione la insegue continuamente, inseguire l'orgasmo e non riuscire a raggiungere l'espressività massima di questa cosa magnifica. La dimostrazione della normalità di amore per il partner che crea a questo punto l'ansia anche. Quindi non essere prettamente nella naturalezza, ma dover dimostrare qualcosa con la testa. Ci siamo? Ci siete? Ok. Poi ci sono altri aspetti ben più profondi anche da approfondire, che possono riguardare anche l'omofobia interiorizzata, quindi la paura di essere omosessuali, la paura dell'omosessualità, la paura di il giudizio e pregiudizio verso gli altri e verso la naturalezza della sessualità, ancora una volta, perché finché vediamo la sessualità sconnessa da noi, la vediamo come una parte lì e lì perché tutti la ok, però non semplicemente la integriamo anche con le parole, l'abbiamo visto all'inizio, soltanto per dire pene o vagina bisogna fare veramente i passi da gigante, no? Perché siamo cresciuti con questa patatina, la farfallina, le ste minchiate qua. E quindi già fare questo passo è il fatto di lasciarsi andare e accettare semplicemente quello che c'è, senza forma di giudizio alcuna. Ok? E a questo punto entra anche in gioco, quando ci siamo liberati da tutti questi condizionamenti, entra in gioco il fatto di dire: aspetta un attimo, che cosa voglio io adesso? Che cosa mi sta chiedendo il mio piacere? Che cosa mi piacerebbe sperimentare nella mia esistenza e nella mia pratica sessuale? Cosa vorrei provare? Che tipo di fantasie ho? Se sono con il mio partner, dialogare, ok? Il dialogo a volte, a questo punto serve anche in questo caso, un dialogo, un partner che ci dia la possibilità di esprimerci e di condividere, ok? E quindi anche qua una sorta di dialogo, innanzitutto un dialogo con noi stessi, perché se siamo i primi a giudicarci, ancora una volta ci allontaniamo da quello che siamo. E per questo, per fare questo, c'è un lavoro su se stessi,
per rielaborare a questo punto anche le tensioni fisiche e psicofisiche, per andare ad ammorbidire tutte le zone di tensione, perché se sentiamo una donna che ha difficoltà con l'orgasmo sarà completamente rigida nella parte del perineo piuttosto che nella parte del triangolo di scarpa, quindi sulla parte pubica, tensione assoluta in quella zona lì. E come possiamo pensare che l'energia si espanda se lì c'è un blocco? Ma un blocco veramente lo senti, no? Lo senti con anche proprio nella palpazione. C'è un blocco, c'è una tensione su quella zona lì. E lì l'energia non fluisce. Se l'orgasmo è espressione, è espansione, come possiamo pensare che l'energia si espanda se lì c'è un blocco? Cioè, è logica, no? Se lì c'è un sasso, come fai a vedere che si espande l'energia? Rimane lì, bloccata, arriva e ciao, non riusciamo a dare massima espressione. Quindi, da una parte sia l'aspetto delle tensioni fisiche e dall'altro aspetto anche le tensioni psicofisiche, quindi riguardanti anche la sfera emotiva e di blocchi interni. Quindi a questo punto riuscire ad avere anche la possibilità di detensionare tutta la zona del perineo, la zona pubica, ci sono ho anche un corso riguardante, che si farà a ottobre mi sembra, sì, riguardante lo sblocco psicofisico dei genitali, per proprio sbloccare tutte quelle zone lì, ok? Altri esercizi di rafforzamento della zona, quindi che si fa in tensione e in estensione, sono i famosi esercizi pelvici, molto utili sia per il pavimento pelvico delle donne e anche per l'aspetto prostatico del maschio, ok? Quindi utilizzare anche questi esercizi per rafforzare la zona, per fare in modo che poi avvenga ancora di più un'espansione e a quel punto l'orgasmo fisico. Proviamo a osservare l'orgasmo non soltanto dal punto di vista di espulsione di qualcosa, okay? Che sia di energia o che sia di sperma, ma proprio un'espansione, a quel punto la sublimazione in sé. Vediamo un attimo se sono stato chiaro, adesso vorrei, scrivetemi se non volete veramente che apparga nemmeno la vostra voce, anche se non vi vede nessuno, ripeto, però scrivetemi se ci sono delle domande. Poi se sentiamo, ok, Cristina mi chiede, ma anche l'aborto certo è un trauma? È un trauma che può condizionare questo aspetto qua, perché a quel punto lì non mi permetto più di vivere il piacere in maniera piena, perché sto rielaborando un lutto, ok? Quindi sotto questo aspetto diventa davvero una problematica. Quindi ogni fonte anche di trauma può essere un limite per raggiungere, oppure possiamo usare il termine, per lasciare espandere l'orgasmo in sé. Ci sono delle domande? Vi siete risposti alle domande come ti senti nel corpo e cosa senti alla parola orgasmo e masturbazione? Che cosa sentite dentro durante, quando vi fate questa domanda? Cosa senti, come ti senti nel tuo corpo? Perché se non accetto il mio corpo, che è lo strumento per vivere il piacere, sarà dura, no? Sarà molto dura. Quindi anche in questo aspetto, osservare soltanto il corpo, quindi la dimostrazione, no? La mia materialità, ti porto il mio corpo in un certo modo, e non sono nei sensi, sono nella dimostrazione di qualcosa. Ditemi un po' che cosa vi vedo un po', vediamo. Alice meravigliosa che si sta addormentando. Sto scherzando, no? Dai, parte gli scherzi. Se vuoi ti racconto un aneddoto. Vai. Beh, io mi ricordo che il prete del mio paese che ci faceva catechismo faceva terrorismo psicologico, per cui tra masturbazione e sesso erano così, dovevi andarti a confessare e questo era un peccato, no? Masturbazione, mi ricordo, perché e come me magari anche tutti gli altri, quindi penso quante persone sono state influenzate da questo prete che diceva che era sbagliato masturbarsi, no? Certo. E quindi secondo me, cioè, il nostro problema, io dico tranquillamente, il nostro problema è la Chiesa Cattolica. Adesso sicuramente c'è qualcuno che non sarà d'accordo, però no, non riesco ancora a
non riesco a capire perché dobbiamo sentirci peccatori nell'eseguire certe pratiche che sono del tutto naturali, e proprio non riesco a capire il motivo per il quale dobbiamo sentirci peccatori nel fare una cosa così naturale e che non fa del male a nessuno, anzi, certo, il contrario. Quindi io penso che poi, insomma, in Italia noi siamo impregnati ovunque di questa cultura religiosa cattolica, e quindi insomma non bene, ecco. Sì. È un problema. È un grosso problema, è un grossissimo problema questo, finché lo consideriamo vero, ok? Quindi finché abbiamo queste convinzioni riguardanti il peccato, ok, siamo fritti. Siamo fritti, perché quello diventa il peccato, e quindi tu non puoi viverti in tutta serenità quello che senti, ok? Quindi sono assolutamente d'accordo con te, e infatti ho portato prima l'esempio anche forte, ok, che io personalmente ho fatto questa esperienza con la Chiesa Cattolica, però era completamente diversa, era di consapevolezza piena, di vivere in pienezza questo aspetto, ok? Quindi c'è anche proprio una cultura all'interno della cultura stessa che riguarda questo limite, questo blocco, no? Perché io, per rispondere un po' alla tua domanda, ed è una domanda che mi sono fatto spesso anch'io, mi sono sempre detto a un certo punto, quello che dicevo prima, è il fatto che limitare o castrare le persone sia mentalmente che non fisicamente è proprio per questo, perché tu cosa provi a immaginare? Cosa facevano una volta ai buoi per farli obbedire? Ti ricordi? Quando portavano i buoi nei campi, ok? Cosa facevano con queste povere bestie per farle obbedire? Lo sai? No, non so. Li castravano. Qual è la differenza fra un toro e un bue che trainava i campi? Che il bue è un toro castrato, perché così non ha più espressività, non ha più l'energia che si muove, e quindi è lì che va avanti soltanto per mangiare la sera e obbedisce con la testa bassa. Questa è la risposta che io mi sono dato. Castriamo il popolo in modo che il popolo diventa un coglione, quindi obbedisce senza chiedersi. Questo è quello che si fa anche con i gattini, no? Per farli stare buoni, buoni, bravi in appartamento, cosa fai? Li porti al veterinario e li castri. Cioè, questo non è che me li invento io, queste robe qua, no? Sei d'accordo? Cioè, la sapevi sta storia, sta cosa? Sì, no, 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 sì, certo. È che mi lasci sempre un po'... Sì, è quello che dicevo io prima. Che basta andare, per dirti, in altre culture e sono molto più libere. Esatto, infatti. E non sono cattoliche. Esattamente, esattamente. Infatti, io porto sempre l'esempio in Africa, no? Lì in certi popoli, ho stato a contatto con i Masai, c'è la poligamia, ok? E vivono tranquilli, benissimo, tutti, tranquillità assoluta, ok? L'espressività sessuale in Africa è molto, molto espansa, perché non c'è ancora l'inculcamento della Chiesa Cattolica, ma c'è semplicemente che cosa? L'espressività, cioè l'espressività è la libertà di espressione riguardante questo aspetto, ok? Quindi lì prova a dire a una persona di cultura africana o aborigena, limita la tua sessualità, ti dice sei scemo, no? Noi qui stiamo parlando di peccato perché abbiamo in mente ancora il paradiso se non ti masturbi, ma che cosa stiamo dicendo? Una marea di minchiate, a mio parere, no? Cioè, poi chiaramente io rispetto tutti, però se osserviamo sta cosa che poi non riusciamo, cioè giudichiamo l'atto stesso che genera la vita, c'è qualcosa che non ci quadra. Quindi deve esserci in fondo una causa di questa natura qua. E proprio per questo mi fa ancora di più incazzare il fatto che adesso ci siano delle campagne di vaccinazione che a insaputa delle persone stesse vengono castrate. Cioè, provate un attimo a spulciare, ok?
campagne di vaccinazione e castrazione, che cosa succede? Stanno facendo delle campagne molto grandi di questo, su questo, no? Perché vogliono ridurre la popolazione mondiale. Ma di cosa stiamo parlando? C'è gente che vive di niente, ok? Di niente intendo di una piccola ciotola di riso al giorno, e quelli rompono i maroni a quelli, vabbè. Quindi siamo veramente nella sconnessione, nella non accettazione anche del genere umano a questo punto, a mio parere. Però non mi dilungo, perché altrimenti andiamo nella politica e rischio di andare fuori tema. Però oggettivamente sì, questa castrazione di questi preconcetti è di questa natura. Quindi castro il toro, castro il gattino, così sta buono a casa, fine dei giochi. Leggo la domanda o l'affermazione di un'altra persona, perché adesso vi ho detto che mantengo l'anonimato. Per me penso sia la non accettazione. Per quanto riguarda i termini da utilizzare, non c'è nessun problema, sono molto libera nel parlare di sesso con tutti i termini appropriati. Bene, benissimo. Il fatto di utilizzare dei termini, già questo è un rompere alcuni schemi, ok? Perché parliamo con le persone, dobbiamo utilizzare i nomignoli per dire semplicemente sessualità, per dire pene. Perché la cosa poi bella, no? Mi viene da ridere quando ci penso, è che se tu sei fuori al bar, cazzo di qua, cazzo di là, no? E poi quando devi dire, sai, l'atto sessuale avviene il pene che entra nella vagina. Cioè, non sono capace di dirlo, no? Quindi, però, al bar, cazzo di qua, cazzo di là, vai in figa da là. Eppure usano questi termini, capito, in modo molto spensierato, mentre quando si tratta semplicemente di usare i termini biologici c'è difficoltà, okay? C'è difficoltà. Quindi, partendo da questo senso qua, già togliamoci anche questi preconcetti di utilizzare anche i termini in maniera corretta. Sì, molto interessante, domande che aiutano a vedere i propri limiti. I limiti, come dicevamo prima, vi siete risposti alla domanda come ti senti nel corpo? Accetti il tuo corpo pienamente, sì o no? Perché se non partiamo da questo, se non partiamo da questo del fatto che non è, e ripeto, non è il fatto di accettare perché è arrivato il momento e quindi accetto, no? Il termine accettare significa proprio taglio, do un taglio, ma inizio ad amarmi semplicemente per quello che sono. Mi amo perché sono questo, mi guardo allo specchio, minchia, non sono questo, sono. Quindi mi amo per quello che sono. Mi amo per quello che sono. Quindi non si tratta neanche di accettare, mi si tratta semplicemente di amare per quello che si è. Perché magari amiamo di più la nostra macchina che non semplicemente la macchina che è il nostro corpo. Una presa in giro gigantesca, no? Quindi quanti blocchi mentali abbiamo a riguardo? Quanti limiti abbiamo a riguardo? Non torniamo sempre all'origine dei fatti di eliminare tutte queste convinzioni, questi problemi autoimposti, queste convinzioni riguardanti l'ego, la nostra mente che ci condiziona dalla mattina alla sera. Quando abbiamo osservato queste, le abbiamo messe in discussione, iniziamo a osservare davvero quello che siamo, perché eliminato sta roba qua, inizi a entrare in sintonia con te, con la tua essenza, con quello che sei davvero. Allora, anche in questo caso, torniamo sempre all'origine, che questo è il passaggio fondamentale da fare. Tornare a contatto con quello che sei e non con quello che pensi di essere o con quello che ti hanno inculcato, con quello che ti hanno installato, questi programmi. Tu nasci, ok? Nasci. Se fossi nato in Africa, magari la sessualità non sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi, perché la vivi avresti altri problemi, per carità. Però questo aspetto sarebbe molto libero, magari è più naturale di come lo vivi ora. Nasci qua, ti metto sul il floppy disk, vi ricordate una volta c'era il floppy disk? Ti installo il programma che la sessualità è sbagliata, e quindi Alice va in parrocchia, il prete le dice che è sbagliato masturbarsi, e ti saltano le manine, oppure vai all'inferno, oppure diventi cieco, tutte ste puttanate qua. Ok? Perché sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Poi quali altre robe? Aiutatemi anche voi, quali robe vi siete sentiti dire riguardanti questo aspetto qua? Se ti masturbi, guai. No? Beh, meglio così. Oppure, altra cosa, dobbiamo farlo di nascosto. Ecco, la luce spenta,
Bisogna nascondersi. In TV fanno vedere le persone che si sparano, ok, ma il sesso non si può mostrare. Anzi, ai bambini insegniamo altre robe che non si devono fare. Quindi anche partendo da questi concetti qua, capiamo quanta cultura c'è sotto, okay? Che poi una persona può dire io l'accetto semplicemente per quello che c'è, per quello che è la cultura, quindi per me va bene così, ok, ma prima ti poni la domanda, per me è giusto, altrimenti sei dentro il fosso e continui a andare per una strada che non ti sei mai chiesto, per me è giusta questa cultura qua, è corretto per me. Ok, la prima domanda da fare, non credo a nulla di quello che mi è stato detto e inizio a chiedere, è giusto per me sta roba qua? È vero che masturbarsi fa male? E mi rispondo, se sì, stai là e ti metti le mani in tasca, ok? Se no, sei più libero, perché l'hai messa in discussione. Perché il problema grosso è quando, ad esempio, nell'esempio di Alice, no? Il prete è una figura autoritaria, il genitore è una figura autoritaria e ti dice guarda che è sbagliata sta roba qua e tu ci credi tanto quanto che se tocchi il forno o la stufa ti bruci la mano, stessa roba, eh? Perché da piccolo tu hai la figura autoritaria che ti dice e teoricamente dovrebbe essere vero quello che ti dice finché non lo metti in discussione tu, ok? Mi scrivono ancora, io sono stupita dal fatto che sembra che le donne non lo facciano mai. Che cosa? Intendi la masturbazione? Ok, vogliamo fare un sondaggio? Quando le donne si masturbano? Spero tutte. Ok, no, adesso non vi voglio mettere... Oh, però qui la signora in basso a destra, che vi mantengo l'anonimato, ha acceso subito la camera. Quindi secondo me voleva darci un segnale, vero? Dai, a parte le battute. Beh, si parla molto di più di masturbazione maschile piuttosto che masturbazione femminile, ok? E sembra che davvero questa roba qua sia un altro tabù, che solo i maschietti lo fanno. Certo, ci sono delle spinte fisiologiche diverse nel maschio, no? Però anche la donna ha chiaramente i suoi bisogni. E semplicemente se vediamo la masturbazione come una scoperta di sé diventa meraviglioso, perché se io voglio imparare una lingua straniera vado in un paese straniero, ok? Oppure se voglio imparare una cosa vado a frequentare un corso di quella cosa. Invece su questo aspetto qua tabù completo, anzi la cultura avviene sapete dove? La maggior parte dell'educazione sessuale nei ragazzi, o anche cerchiamo di capire, nel porno, dove sono tutti attori. Infatti io conosco anche una pornoattrice, dice, è inutile che mi fate le domande a me, ok? È inutile che fate le domande a me, perché noi siamo attori, fingiamo. Questo fanno. Però la cultura è quella dove prendono una donna, sbattono, fanno, brigano, però non partiamo all'origine di sentire il proprio corpo, di connettersi con il corpo dell'altro. Poi puoi arrivare anche al BDSM più estremo, chi se ne frega, ma prima parti dalla sensazione che senti nel momento, perché altrimenti salti via tutta quella parte che è proprio prettamente collegata ai sensi, diventa un'esecuzione, no? Bisogna fare questo, quindi prendo una donna, oppure nel caso del maschio, devo fare così, così, cos'ha, perché questo è il piacere, no? Invece non c'è nulla di più sbagliato. Non c'è la cultura del piacere, non c'è la cultura del scoprire il corpo, di essere in sintonia con l'altro. Però purtroppo, molto spesso l'educazione sessuale viene ricercata attraverso questi mezzi. Mi scrivono ancora, mio padre a 16 anni mi ha regalato il Kama Sutra. A mio padre mi ha regalato i preservativi, quindi ben venga, insomma, ok? Quindi siamo stati fortunati.
siamo stati fortunati. Mi piacerebbe sentire qualche altra esperienza di persone che hanno avuto questi limiti imposti dai genitori, da esperienze in parrocchia o quant'altro. Mi piacerebbe sentirvi. Però vi dico anch'io che ho avuto questo tipo la fortuna, perché vi dico che questo manuale me lo sono preso in mano anche stamattina. A 10 anni sfogliare questo manuale, no? Sei in seminario perché ricercavo una spiritualità, ho lasciato la mia famiglia perché volevo scoprire cosa c'era nell'invisibile, no? Di questo aspetto energetico più profondo della persona, e mi ritrovo in mano con questo manuale di educazione sessuale, bellissimo tra l'altro, che lo tengo ancora come una reliquia, e quindi mi ritengo fortunato perché l'ho vista sempre vissuta come una cosa supernaturale. Naturale. E chi è che me lo stava insegnando? Proprio quelle figure che per me erano anche autoritarie, quindi insegnanti, una sessuologa, il rapporto con i genitori, quindi per me veramente è stato completamente naturale, è stato bellissimo. È stata una fortuna che all'epoca nemmeno ci avevo mai pensato, poi crescendo ho capito che tutta la mia libertà di espressione anche su questo aspetto riguardava queste esperienze pregresse, ok? Prima bisogna scoprire il proprio corpo e sentire le proprie sensazioni ed emozioni che il corpo ti può dare. La masturbazione per me è molto importante. Sì, concordo assolutamente. Allora, prima si parte del proprio corpo e dopodiché da tutto il resto. Si arriva a tutto il resto. Ho raccontato ancora l'esperienza di questa ragazza che tra l'altro appunto si chiama Cristiana, ok? Soffriva di vaginismo. A quel punto lì lei si affeziona talmente tanto al suo problema, perché chiaramente quando hai un problema ti affezioni al problema e quindi lo consideri tale. Hai fatto il giro di tutta Italia dei migliori ginecologi, ti compri la macchinetta per fare le mio tens vaginali, ok? E iniziamo a parlare io e lei. Ho detto ok, per me non è un problema, ma non perché io sia il mago di turno, no? Ma perché per me se non c'è, diciamo così, un aspetto medico rilevante, non c'è la chiusura della fessura vaginale, piuttosto che per me non era un problema. Si incazza e se ne va, però chiaramente sono, perché vado a toccare sul vivo, no, questo aspetto. Quindi lei è affezionata al problema, se ne va, no, io ho speso una montagna di soldi per guarire, quindi, però la sua convinzione era quella che se un giorno avesse trovato il suo grande amore si sarebbe aperta, ok? Quindi avrebbe ricevuto, sapete che il vaginismo, quando c'è la penetrazione c'è dolore, ok? E quindi non avviene la penetrazione. Stiamo parlando di una ragazza di 40 anni che è arrivata praticamente vergine, ok? A quel punto lì, stanca di tutto, non ce la faccio più, mi piacerebbe, la mia risposta è stata: inizia a osservarti e a vivere il piacere semplicemente per quello che è, quindi il piacere stesso. Non sta lì a sperare che arrivi il grande amore e poi tu ti apri, inizia a, ho usato il termine crudo, scopare. Inizia a osservare e a viverti la sessualità in maniera libera, ok? Perché altrimenti stai lì a aspettare il grande amore, però nel frattempo nada. Allora, se può sembrare una cosa molto forte, io adesso la faccio in modo molto, molto breve, anche a mo' di racconto, così, no? A parte il fatto che avevo dei grossi limiti e blocchi riguardanti anche la sua cultura religiosa, non a caso si chiama appunto Cristiana, e mi dice appunto che questo aspetto per lei era insostenibile. Continuiamo i nostri incontri. Fino a che a un certo punto lei mi dice: mi sono concessa sta roba qua. Quindi c'è il fatto anche di lavarsi, lei non si toccava, non conosceva il proprio corpo, perché si doveva al massimo toccare con una spugnetta. Quindi figurate quanto lontana era dalla percezione del suo corpo. A questo punto si concede, adesso io ve la faccio molto in breve, si concede di viversi la sessualità in maniera un po' più spensierata, lasciando andare tutti i pregiudizi, concetti, riesce ad avere il suo primo rapporto sessuale. Dopodiché, dopo questo aspetto, si libera di tutte queste tensioni e arriva l'uomo della sua vita, a detta sua, no? Quindi inizia a condividere questa storia con questa persona e sono felicemente fidanzati e ogni anno a Natale mi mandano gli auguri, ok? Questo perché, non perché
faccia parte della mia esperienza professionale, ma semplicemente per osservare che prima ti liberi da tutti i limiti, prima inizi a essere connessa col tuo corpo e prima diventa tutto normale, naturale, senza tanti test, perché il corpo somatizzava, quindi anche la chiusura, è quello che dicevamo prima, la chiusura della tensione, ok, vaginale, era talmente tale che non passava nulla e anzi creava e generava dolore. Continua a leggere. In famiglia mai parlato di sesso, mai sentita la parola masturbazione, tutto un tabù. E purtroppo poi dobbiamo crescere e scontrarci con questa roba. E chi chiediamo? L'amico di turno, piuttosto che dov'è che scopriamo le cose. Se le scopriamo in famiglia, ripeto, io penso, anzi, devo chiedere a mia madre cosa ha pensato quando le ho chiesto le circostanze del mio concepimento. Arrivi a casa, è il toso, no? Dal ragazzo dal seminario, questo libricino, dice: mamma, mi hanno detto di fare i compiti per casa. Dai che ti aiuto, no? Com'è stata la circostanza del mio concepimento? Penso sia sbiancata. Ma chi ti fa queste domande qua? Perché a scuola stiamo facendo un corso di educazione sessuale con la psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. E quindi mi ha detto di parlare con voi di questi aspetti qua, in tutta la naturalezza del caso, per rompere questi tabù. Penso sia sbiancata, glielo devo chiedere, ok? Quindi va bene, mi piacerebbe avere delle altre domande così per approfondire. Spero di essere stato anche esaustivo anche questa sera, aver portato un po' di carne al fuoco, così spero davvero sia stato. Sì. Aspetta, dove sei? Però farei parlare gli altri, perché sennò parlo sempre io. Vabbè, parla tu e poi gli altri si fanno coraggio, perché sono sicuro che stanno scrivendo le domande. Ok, allora, c'è un mantra delle frasi, perché a me è rimasto impresso quella volta che tu ci hai insegnato qual è il mio prossimo pensiero. Sì. Ok. C'è qualcosa che si può dire magari in delle giornate in cui non si riesce a lasciarsi andare sessualmente, e quindi un tipo di meditazione da fare per essere più predisposti? Allora, il fatto di essere predisposti o meno, bisogna capire perché non sei predisposta, okay? Perché ci possono essere delle circostanze e quindi la vivresti come una violenza. Magari semplicemente quel giorno lì tu non hai voglia di fare sesso. E quindi bisogna rispettare anche il corpo, e non è che è una macchina che va sempre bene, ok? Che quindi c'è il momento e quindi necessariamente deve avvenire questo. Mi spiego? C'è anche un rispetto. Sì, ma non intendevo quello. Intendo magari dei momenti in cui ti fai più paranoia del solito. Quando ti fai più paranoia? Tu magari sei uomo e non capisci. No, prova a farmi l'esempio di alcune paranoie. Però dimmi. Una donna dice: oddio, c'è la luce accesa, come dicevi prima. Oddio, sono ingrassata. Oddio, ti viene in mente qualche brutta esperienza in quel momento. Perché la mente, lo sai meglio di me, insomma, è una cosa molto forte. E c'è qualche mantra da ripetere per abbassare il volume dei pensieri che non ti lasciano andare? Allora, il fatto di portarci e riportarci sempre al corpo, ok? Perché anche nella recitazione del mantra, soprattutto in quel momento lì, dubito che inizi e puoi fare una recitazione dove sganci i pensieri. Quindi già la domanda quale sarà il mio prossimo pensiero ti porta a una riconnessione con la tua essenza più profonda. Dopodiché c'è un aspetto in cui essere abituati a portare, a riportarci nelle sensazioni del corpo già inizia a sganciare la mente. Ok? Quindi quando inizi a sentire, ok, adesso dov'è? Seguo la mano. Questo può essere un aspetto mantrico, in quanto se la persona con la quale sei inizia a sfiorarti semplicemente il corpo, tu segui, ok, con le sensazioni, allora non sei più soggiogata dai pensieri, ma sei nel presente, quindi nella sensazione. Già questo, quando tu porti il tuo corpo nella sensazione, nella consapevolezza di quello che sta accadendo, sei già su un altro piano. Non sei convinta?
scusa che intanto spingo. Sì. Perché se no, altrimenti, cioè in quel momento lì la cosa principale è quello di portare allora l'attenzione al piacere, alla sensazione fisica, ok? Perché altrimenti nel mantra tu ti vedi la donna, che dovrebbe essere nel momento più catartico, che inizia a ripetersi un mantra in testa. Però sei nella testa, non sei nel corpo. Sei scissa a quel punto lì. Invece le sensazioni sono quella chiave che ti permette di abbinare mente e corpo. Perché sei nella sensazione, sei nel momento. Ok. Ok. Poi, ripeto, ognuno ha i suoi escamotage, eccetera, eccetera. Però già fare una respirazione molto profonda di attivazione e iniziare a sentire il corpo, già la mente inizia a frenare. Ed è lo stesso identico obiettivo che tu mi hai elencato prima. Ok, eventualmente se okay. È una cosa che, sulla quale hai esperienza diretta tu o una persona che conosci, fammi sapere come reagisce. Ok? Ok. Bene. Comunque anche di questi aspetti più pratici e di cosa fare anche per ricercare il piacere, farò il workshop di domenica mattina, ok? Domenica 5, riguardante il punto G, il piacere estatico. Quindi se vi fa piacere, lì approfondiamo proprio questi aspetti riguardanti proprio la praticità nell'andare a fare qualcosa, ok? Vai. Allora, Francesca. Dimmi. Volevo chiederti, quanti tipi di orgasmi fisici, senza parlare del discorso che facevi prima, di tutto lo spirituale, diciamo, di sentire questa energia che sale verso l'alto e sentire, provare un piacere diverso dal piacere fisico. Quindi volevo sapere quanti tipi di orgasmi fisici sono diversi. Allora, soprattutto per l'aspetto femminile, quello più conosciuto è clitorideo, okay. Ok, l'orgasmo del punto G, e siamo sempre nell'aspetto fisico, soltanto che l'orgasmo del punto G poi può sublimare, quindi riportare su l'energia, che non è soltanto un discorso spirituale, è una cosa molto pratica anche portare su l'energia, oppure espellere l'energia, e quindi ha un'altra caratteristica, quella di a quel punto di arrivare all'eiaculazione femminile. Sono sempre orgasmi pressoché fisici, ma hanno aspetti ben diversi e anche percezioni diverse, ok? Quindi i due... Okay, quindi tre orgasmi differenti. Sì, esattamente. Okay. Prettamente fisici, sì. Nel maschio c'è l'orgasmo del frenulo, ok? Che è molto molto veloce, però riporta sempre l'espulsione del seme per come piacere. C'è l'orgasmo classico, diciamo così, del glande, e poi ci sono degli orgasmi un po' più, diciamo così, particolari riguardanti il punto P e il punto L del maschio. Dove il punto P viene stimolato attraverso la suzione dell'uretra, ok? E questo è quello che avviene non soltanto a livello con una fallazio, ma avviene anche con attraverso l'azione vaginale. Quindi la vagina, che la donna che ha buone capacità di utilizzo della muscolatura pelvica e vaginale, porta a creare un risucchio nel pene del maschio, e questo va a stimolare un punto, ok? Che è all'interno dell'uretra femminile, maschile, scusami. Mentre l'orgasmo del punto P riguarda la stimolazione prostatica, che anche in questo caso sicuramente porta a un'espulsione del seme, ma a un'espulsione più meccanica. Okay? Quindi ci può essere un orgasmo con espulsione del seme senza toccare il pene, e a quel punto lì esce lo sperma, ma è un piacere completamente diverso. Oltre che in questo caso può essere un piacere anche simile all'orgasmo del punto G femminile. Ok, puoi spiegare la differenza tra il primo e il secondo? Quale intendi, scusami? Del glande e del maschio. Glande e frenulo. Frenulo, sì. Il frenulo è la parte anteriore del pene, quindi anche in quel caso, anche solo esclusivamente
la stimolazione di quel punto lì senza toccare anche l'asta, può esserci un'eiaculazione, però è molto più sottile, diciamo, è molto meno invasivo come orgasmo, quello del frenulo, ok? Ok. Mentre quello del punto P, diciamo, è più interno e quindi di conseguenza è molto più profondo, come perché vengono coinvolte le membra e di conseguenza è più profondo, ecco. Certo. Invece io, ricollegandomi al fatto di prima della masturbazione, se c'erano stati dei limiti alla masturbazione, tipo anche familiare o religiosa, tipo io in famiglia ne parliamo molto liberamente, invece, no? questa fortuna che anche adesso, tuttora, e con mio fratello. E invece con gli amici, che magari mi hanno un po' più frenato anche per quanto riguarda appunto questo punto P, mi ricordo l'esclamazione di un mio amico dicendo, riferendosi a un suo amico, ah, quello si fa le sega a martello, ah. Ok? Dicendosi che si masturbava, intanto anche stimolandosi la mera, era rimasto, no? Perché a parte che a me non è mai venuto in mente anche di, magari, di da solo, certo, di stimolarmi, e però non era rimasto, nel senso che magari ci avessi avuto magari lo stimolo un giorno, tipo io adesso non lo farei mai. Ok. Capito? Cioè, okay. Solo ricollegandomi al discorso di prima. Ho capito. Sì, non lo faresti mai perché non ti interessa, oppure non ti interessa scoprire qualcosa? Almeno fino al giorno d'oggi non mi è mai venuto lo stimolo. Certo. Di provare a toccarmi là. Certo. Mi masturbo. Sì, ho capito. Però non è un limite da dire giudico la persona che lo fa, magari. Infatti. Ok. Sì, poi dipende anche lì quanto una persona vuole scoprire il suo corpo, le reazioni del suo corpo. Questo non è detto che poi magari possa piacere, cioè questo, soprattutto per quanto riguarda, non so se eravate presenti. Se eravate presenti alla serata del punto G, molto spesso diventa anche, è molto doloroso la scoperta del punto G femminile, non è una cosa così, tocco e c'è l'inebriazione, è doloroso perché ci sono delle tensioni congeste, cioè non so se c'eravate quella serata lì dove parlavo di tutti questi aspetti. Per il punto P, per il punto P cioè, è la stessa identica roba, cioè, quindi anche lì c'è tutto un aspetto prima di tutto culturale da demolire, quindi le situazioni che sono i blocchi mentali riferiti al fatto che si va a sfiorare l'ano, eccetera, eccetera, piuttosto che poi c'è tutto un aspetto anche fisico di tensioni accumulate in quel punto e quindi di conseguenza c'è un bel po' da lavorare, insomma, a riguardo, per arrivare a un piacere riguardante il punto P. Che poi c'è tutto un aspetto più anche spirituale e psicofisico della cosa, dove un piacere che parte da quei punti del corpo si espande, di conseguenza viene attivata la Kundalini in maniera completamente diversa. E quindi anche, ad esempio, nell'aspetto tantrico, come ad esempio anche l'abbraccio tantrico, ha un complesso di energia che va a fluire in maniera diversa. Ok? Sì. Grazie. Altre domande? Grazie. Altre domandine che sono emerse nel frattempo? Io posso chiedere ancora una cosa? Dimmi. Hai parlato di esercizi del pavimento pelvico. Sì. Per la donna è praticamente la contrazione, vero? Ma stiamo parlando degli esercizi Kegel praticamente, ok? Ah, okay. Che poi oltre a quelli soprattutto non è soltanto il fattore di contrazione ma anche di detensionamento, ok? Quindi certo. Sì, avviene la tensione di contrazione, ma anche nello stesso tempo andare a esercitare le pressioni per decontrarre la zona, ok? Del perineo piuttosto che la muscolatura vaginale interna. E questo lo fai anche con ci sono degli strumenti, insomma, specifici, piuttosto che la donna può utilizzare lo Yoni Eggs. Quindi sono degli ovetti di varie dimensioni per mantenere sempre in contrazione il pavimento pelvico, ok? Ok, grazie. Prego, figurati. Altre domandine che sono emerse, ragazzi?
vi chiudo il microfono. Altre cose, altrimenti io vi saluto. Intanto, innanzitutto, vorrei proprio sentire, vi piacerebbe che continuassimo con queste serate informative gratuite il mercoledì sera? Vi interessano? Sono... Sì, ok. Mi fa piacere. Cerco sempre di tenere un'ora, poi so che ci dilunghiamo, però c'è anche questo un fattore di condivisione, insomma, di crescita assieme, insomma, di condivisione. Bene, mi fa piacere che vi piacciono. Adesso penserò ad alcuni, sto già pensando, a dirvi la verità, ad altri argomenti. Importante che vi piacciono. Se volete potete anche diffondere i link, potete diffondere quando vengono fatte queste serate. Visto che siamo qua così in compagnia, che argomenti vi piacciono? Ho trattato in questa prima fase, solitamente trattavo la meditazione, trattavo il massaggio, eccetera. In questo caso ho inserito anche la sessualità. Quali argomenti di queste serate vi hanno più colpito, vi sono più piaciute? E se avete qualche consiglio anche magari di farla in maniera differente la serata, perché mi era stato dato il consiglio anche di fare delle slide, eccetera, però era proprio nata questa una serata così, proprio mi immagino, che ne so, essere attorno a un tavolo tutti assieme e chiacchierare di queste cose. Uno, perché vi dico la verità, sono un po' preso dai tanti impegni e quindi fare anche delle slide, sì, per carità, io mi faccio sempre dei fogli di riferimento, chiaramente. Se andate meglio con una slide, posso anche pensare di metterli in una slide, altrimenti la chiacchierata così va bene, penso vada bene lo stesso, però ditemi anche voi. Ok, la sessualità ti ha colpito, il discorso del punto G, bene, beh, possiamo anche approfondire anche questi aspetti ancora di più, insomma, ok? Poi se avete altri consigli, altre cose, sono assolutamente ben accetti. Approfondire il discorso di accettazione del proprio corpo. Ok, aspetta che me lo segno, che allora magari... Beh, sai che Tania, che è sempre un fondamento di tutti i corsi che faccio, questo, no? Abbiamo già avuto anche esperienza a riguardo. Però possiamo anche pensare di focalizzarci su alcuni esercizi riguardanti questo. Ok. Perché poi quando accettiamo il nostro corpo c'è tutta un'altra relazione con noi stessi e col resto del mondo, assolutamente. Poi mi viene suggerito meditazione e crescita personale, andando a capire sempre di più come sbloccare schemi mentali e blocchi imposti. Allora, schemi... meditazione, ok, va bene, sì, dai, un po' di temi li abbiamo e quindi sarà davvero un piacere. Punto G, anatomia dei genitali, ok, il punto G lo abbiamo trattato e verrà approfondito ancora di più sul workshop di domenica, ok, anatomia, ok. Poi sarà interessante anche trattare l'argomento che sarà parte del corso di ottobre, adesso mi sembra sì, di ottobre, riguardante lo sblocco psicofisico dei genitali, sarà molto molto interessante anche quello. Intanto vi preannuncio che su questi temi, l'accettazione del corpo, eccetera, ci sarà un corso il 20, vi dico le date corrette, perdonatemi, il 25 e 26, ok, che è un corso introduttivo di tantra e sessualità consapevole, 25 e 26 luglio, che è un corso, ripeto, introduttivo, dove si va proprio a lavorare su questi aspetti, quindi non ci sarà nudità in questo caso, ci sarà semplicemente lavoro su di sé per incontrare l'altro, quindi sarà davvero una bella esperienza anche quella, ve lo assicuro. E si lavorerà anche sull'accettazione del proprio corpo, questo perché sul tantra è un fondamento, assolutamente un fondamento, perché quando si accetta il proprio corpo si inizia a essere in una relazione completamente diversa anche con l'altro. Allo sblocco dei genitali cosa sarebbe? Sono praticamente lo sblocco dei punti
di congestione psicofisica, quindi come andiamo a lavorare sui punti energetici del corpo, quali trigger point. Ho fatto anche un ultimo video che riguardava l'aspetto, diciamo così, di correlazione trigger point, quindi tensioni psicoemotive e punti di congestione, proprio di tensione nel corpo. Anche in questo caso, andando a lavorare sia con il massaggio Yoni Lingam piuttosto che decongestione profonda delle tensioni interne, a quel punto lì si va a detensionare in modo che l'energia fluisca più liberamente e si va a fare in maniera attiva proprio sul proprio corpo, ok? Spero di essermi spiegato, però quando ci sono delle tensioni l'energia non fluisce, c'è solo una contrazione e non c'è l'espansione. Quindi quando noi andiamo a sbloccare si muovono le emozioni represse e cristallizzate in quel punto, e nel momento in cui noi sblocchiamo avviene una liberazione sotto diversi piani, quindi dal piano fisico al piano psicoemotivo. E questo avviene poi in un'espressività del piacere ben più ampia. Allora, ci siamo direi, se non ci sono altre domande io vi lascio al buon sonno e vi aggiorno. Guardate sempre i social, le storie, sta roba qua la metto sempre sulle storie. Potete iscrivervi anche su Telegram, ho un gruppo dove metto sempre le novità. Penso vi siate iscritti tutti alla newsletter, quindi vi arrivano le newsletter con le varie iniziative, quindi quando darò informazione delle prossime serate siate informati, insomma. Poi se avete dei consigli, molto volentieri, insomma, se avete delle curiosità che per me possono essere anche una fonte di ispirazione piuttosto che un osservare altri aspetti, ben volentieri, insomma, assolutamente sono ben accetti in maniera assoluta. Va bene, io vi ringrazio per questa bellissima serata, grazie mille a voi, grazie per la partecipazione, per la condivisione, è sempre una bella crescita anche per me. Scrivetemi anche se volete degli argomenti, sono davvero felice di trattarli assieme a voi. Benissimo, allora vi auguro una buonanotte, un sereno riposo, e poi sarà bello quando faremo una serata di meditazione e andiamo a spegnerci nel sonno in tutta serenità. Vi do un grosso abbraccio, un abbraccione a tutti e a presto. Ciao, ciao, è stato un piacere. Ciao cari.